Le barre degli strumenti di Impulse possono essere mostrate o nascoste facendo clic su Visualizza, barra degli strumenti, e selezionate dal medesimo menu. Le barre possono essere agganciate, immobili e separabili. Le barre agganciate possono essere spostate su lati diversi dello schermo o trasformate in barre immobili, allo stesso modo in cui è possibile rendere agganciate le barre mobili. Inoltre, potete selezionare le icone che volete mostrare in ogni barra degli strumenti, ad esempio facendo clic sulla freccia di discesa all'estremità di una barra e selezionando la voce pulsanti visibili, si potrà selezionare il pulsante da aggiungere o da rimuovere alla seguente barra. Le barre degli strumenti posizionate nella parte più alta dello schermo si chiama barra degli strumenti standard ed è identica per tutte le applicazioni di OpenOffice.org. La seconda barra degli strumenti si chiama barra di formattazione, è un tipo di barra contestuale in quanto attualizza e mostra set di comandi di tipo diverso a seconda della posizione del cursore o della parte di documento selezionato in un dato momento. Per esempio, se il cursore si trova su di una parte grafica del documento, la barra fornisce strumenti per modificare oggetti grafici. Se invece il cursore è posizionato su di un testo, gli strumenti offerti sono adeguati alla formattazione di testi.